Ecco, naturalmente, come diceva adesso Mauro Natale, il tema è forte, è stato rilanciato da una mostra abbastanza recente, da diversi studi, ma quello che a me interessa, diciamo così, raccontarvi in questo intervento è piuttosto lo sfondo, il contesto in cui nasce l'intervento di Zeri, insomma, no? Non mi metto a fare la filologia sulla filologia e a fare i sottogruppi come ormai, come dire, si assiste continuamente. Mi interessa appunto capire e soprattutto non tanto indicare se Zeri nel suo saggio del 1976, che sta al centro della mia relazione, avesse ragione o torto a identificare una serie di nature morte come opere dei primi tempi di Caravaggio a Roma, quanto piuttosto mettere a fuoco l'intelligenza del metodo di indagine che ha permesso allo studioso di fare una proposta estremamente brillante anche nell'errore, con le doppie virgolette, come nell'intervento di Rowley sul Maestro delle Tavole Barberini. Un po' come è avvenuto appunto con il suo saggio sul Maestro delle Tavole Barberini, dove, sebbene i documenti abbiano risolto il caso in una direzione diversa rispetto a quello che Zeri aveva indicato, lo studioso, con la sua scienza filologica applicata ai testi figurativi, aveva costruito un'architettura sapiente che delineava il credibile contesto figurativo in cui quei due quadri erano nati. Il nome corretto dell'artista a cui riferire un'opera o un gruppo di opere tra loro coerenti per stile è certo importante, ma più importante e davvero preliminare a qualsiasi giudizio ulteriore è la corretta contestualizzazione storico-culturale, geografica e cronologica entro la quale collocare un problema filologico che ci affascina e ci chiama in causa per giudicare. E in questo Zeri, per così dire, ha vinto anche quando ha perso, se mi seguite nel bisticcio di parole, almeno nel caso che voglio qui presentare, anche se in termini, come dire, di cronologia definita, secondo anche quanto ha fatto vedere ieri nel suo bellissimo intervento Riccardo Naldi, la sfasatura, diciamo così, che Zeri propone è un pochino, ci mette un pochino più in difficoltà da questo punto di vista. La miccia per il saggio di Zeri è costituita da due dipinti della Galleria Borghese, dalla fortuna critica molto contrastata, a lungo considerati di mani ed epoche diverse e soprattutto assegnati, come ci ricordano i vecchi cartellini di galleria documentati da queste foto storiche presenti nell'archivio fotografico Zeri, e per questo ringrazio molto la fondazione che mi ha fornito ogni tipo di supporto fotografico e non solo, e ringrazio in particolare Francesca Candi con cui ho dialogato. Vedete, queste sono le foto dell'archivio Zeri con gli appunti meticolosi di Zeri a matita che registrano le misure, la bibliografia e quindi, come dire, sono in qualche modo testimonianza di questa officina del lavoro di Zeri. Ecco, quello che appunto ricordavo, che come i cartellini documentano, questi quadri erano attribuiti a due pittori lontani anni luce, non solo tra di loro, ma anche dal momento e in un caso dal luogo in cui i dipinti della Borghese vennero effettivamente eseguiti. Karel von Vogelaer è un artista nordico radicato a Roma nella seconda metà del Seicento. Oggi Iuri Primarosa ci ha fatto vedere lo stesso quadro con una foto a colori, insomma, che ci avrebbe aiutato ancora meglio a capire la distanza. Karel von Vogelaer era un pittore attivo per le quadrerie dei grandi palazzi romani negli anni in cui la natura morta si afferma come genere decorativo adatto al fasto degli interni. Arcangelo Resani è un pittore che, pur nato a Roma nel 1670, sarà attivo per lo più in varie città della Romagna, diventando uno dei protagonisti del ritorno all'ordine settecentesco nella storia della natura morta, così come si andò elaborando in diversi centri appunto dell'area padana. Questo che vi mostro è un quadro che forse è il quadro più antico documentato del pittore, che ha, come dire, una radice seicentesca molto forte, legata un po' anche al gusto dei pittori
diciamo così, dei bodegoni spagnoli di Velázquez, insomma, un quadro magnifico, ma si capisce comunque la lontananza dall'impianto compositivo dell'altro quadro. Appunto, basterebbe confrontare le opere della Borghese con i dipunti sicuri di quei pittori a cui erano stati riferiti da studiosi pur ferrati come Adolfo Venturi per capire quanto fosse necessaria una bonifica e una più corretta classificazione. Zeri mette in relazione tra di loro per la prima volta i due dipinti della Borghese e li considera nati in Pandan grazie a delle osservazioni su cui torneremo. Dopo aver stabilito l'identità di mano della natura morta di fiori, frutta e vegetali della Galleria Borghese e di un quadro conservato ad Hartford, intorno a cui era vivo il dibattito, almeno dal momento in cui Sterling lo espose alla pionieristica mostra del 1952, dedicato appunto al tema della natura morta, e Zeri colloca l'esecuzione del quadro della Borghese in un momento importante nella storia della natura morta, vale a dire quello che registra la presenza a Roma di Caravaggio. Questa nuova cronologia a ridosso dell'anno 1600, stabilita da Zeri su base stilistica per i due quadri Borghese, trovava una riprova documentaria, visto che gli studi di Paola Della Pergola, nati in funzione del nuovo catalogo della Galleria Borghese, avevano già permesso di ritrovare almeno uno dei due quadri, quello con gli uccelli morti, all'interno dell'elenco dei 107 dipinti sequestrati nel maggio 1607 nella casa bottega del Cavalier d'Arpino per ordine di Papa Paolo V Borghese, poco prima che nel luglio, sempre di quell'anno, i dipinti venissero consegnati al cardinal nipote Scipione per la propria collezione. Zeri proponeva di identificare anche il secondo dipinto in quel documento del 1607, nella pur generica definizione, ma Zeri naturalmente doveva, come dire, aver ben presente che questo quadro veniva elencato subito dopo quello precedente che abbiamo visto, insomma, già identificato da Della Pergola. Non è un caso che Zeri scelga di comprendere nei suoi diari di lavoro un problema di filologia che stava al centro del dibattito critico da diversi decenni e che vedeva nella figura di Caravaggio un perno intorno a cui costruire la storia della nascita del genere della natura morta. Lo studioso, grazie alla familiarità con le vicende delle grandi collezioni romane del 6-700, si sarebbe potuto occupare di altri momenti salienti della storia della natura morta, ma privilegia un caso di studio legato agli interessi critici più attuali, che idealmente rimontava, ma Zeri non ce lo dirà mai, a un testo molto significativo di Roberto Longhi, apparso nel numero 1 della rivista Paragone, in modo significativo, e dal titolo solo apparentemente elusivo: un momento importante nella storia della natura morta. Nel suo testo Longhi voleva ribadire la totale indifferenza alla tradizione fiamminga da parte di Caravaggio, pittore di nature morte, talvolta evocata come importante precedente per il pittore negli studi della prima metà del Novecento, perché per lui i precedenti di Caravaggio, anche nel campo della natura morta, sono tutti dentro la tradizione del realismo lombardo, come gli era capitato di indicare in molti studi precedenti. Qui vediamo proprio dalle opere di Longhi due dettagli della pala di Santa Maria in Calchera di Moretto e ancora altri dettagli che in modo diverso compaiono nelle ricerche di Longhi, sempre da altre opere di Moretto che, come dire, a ragione Longhi immaginava come dei gli importanti precedenti nelle sue scelte di pittore di natura morta. Longhi propone così una distinzione drastica tra tradizione italiana e tradizione fiamminga e poi ancora tra cultura caravaggesca e cultura tardo-manierista, tra l'atteggiamento fiduciosamente realistico del pittore di fronte a un brano naturale, citando Longhi, e ancora da Longhi, la natura morta come sedulità descrittiva, come presunzione da erboristi o da scienziati di provincia, come sfoggio di tecnica diligenza. Di fondo questo passaggio di consegne tra artificio manierista e naturalismo seicentesco avviene idealmente, secondo l'impianto di Longhi, nelle stanze di Federico Borromeo, dove stavano e stanno accanto sulle pareti
Le inutili microscopie di Jan Brueghel, secondo la definizione un po' maligna di Zeri, e la canestra di Longhi, scusate, la canestra di Caravaggio, dipinto apparentemente modesto e invece in toto rivoluzionario, di nuovo secondo le parole di Longhi. Longhi, in quell'articolo del 1950, cerca poi di mettere a fuoco il seguito di Caravaggio nel campo della natura morta, evidenziando che in quella congiuntura, vale a dire quella dell'immediato seguito di Caravaggio a Roma, che anche la natura morta vive il suo rivolgimento moderno, così come la pittura di storia. Utilizzando le fonti antiche, Longhi evidenzia tre nomi importanti nella vicenda della natura morta post-caravaggesca a Roma: Tommaso Salini, Giovan Battista Crescenzi e Pietro Paolo Bonzi, il gobbo dei frutti. Poco più che nomi, allora come adesso, bisogna, come in parte ancora adesso, bisogna pur dirlo. Ma quello che conta è la rivendicazione da parte di Longhi della centralità di Caravaggio e del suo immediato seguito nella storia della natura morta europea, come il titolo del suo intervento, che non ha riferimenti geografici, ci fa subito intendere. Passano solo 2 anni. E Charles Sterling, interlocutore sempre molto importante per Longhi in un rapporto di dare e avere, oltre che di reciproca stima, licenzia, in concomitanza della sua bellissima mostra apertasi nelle sale dell'Orangerie a Parigi nel 1952, un volume di chiara sintesi sulla storia della natura morta che è davvero sorprendente che nessun editore italiano abbia mai pensato di tradurre. Sterling conosce bene l'articolo di Longhi del 1950, lo usa e lo cita e difende la centralità della tradizione italiana della nascita del genere in Europa per la propensione a registrare gli aspetti mutevoli della realtà che ci circonda da Giotto a Caravaggio, come recita in modo significativo il titolo di un paragrafo del suo volume, consapevole Sterling che è solo con Caravaggio, con la nobiltà monumentale conciliata con un realismo rigoroso ma sobrio e grave della sua canestra lambrosiana, che il genere assume la dignità della grande pittura di storia. Il dialogo ideale con Longhi, con i contenuti del provocatorio articolo del 1950, ma anche con la proposta dello studioso italiano che fin dal 1929 aveva assegnato a Caravaggio la natura morta con l'anguria di Washington, obbliga Sterling, nella nuova edizione del suo fortunato libro, edita nel 1959, a rivedere con numerose varianti, nate per lo più in funzione delle sue riflessioni sulle idee di Longhi e sulla distinzione tra tradizione italiana e maniera fiamminga, proprio il capitolo dedicato al Seicento italiano, idealmente iscritto nelle locuzioni contrapposte che vedono il passaggio dalla severità caravaggesca, che diventerà la fermezza caravaggesca nell'edizione del 1959, all'irismo barocco. Proprio nella prospettiva di individuare nella cerchia di Caravaggio a Roma un momento importante nella storia della natura morta, secondo il titolo dell'articolo di Longhi, Sterling, in occasione della mostra del 1952 e del libro che accompagna l'agile catalogo, mette in gioco la natura morta di Hartford, correggendo l'attribuzione alla pittrice lombarda Fede Galizia, con la quale il quadro di Hartford era giunto in museo nel 1942, e precisandone il più corretto contesto esecutivo nella cerchia di Caravaggio a Roma. Un esemplare, certo molto precoce dal punto di vista cronologico, quello di Hartford, come suggeriva la precedente proposta a favore di Fede Galizia, una delle prime specialiste in Italia nel campo della natura morta, ma lontano nella sua prepotente vitalità esecutiva dalla diligenza esecutiva e dall'atmosfera quasi mistica delle opere della pittrice lombarda ancora manierista nello spirito. Sterling sa vedere e sa distinguere. Anche perché alla sua mostra il quadro di Hartford era posto accanto a un esemplare tipico di Fede Galizia, quello che vedete qui al fianco, già nella collezione di Vitale Bloch, a marcare subito le differenze. Lo studioso ha posizioni leggermente diverse nella scheda del catalogo e nelle pagine del libro. Nel primo caso, nel catalogo, pur segnalando il carattere caravaggesco di molti dettagli del quadro di Hartford, la cesta in bilico sul tavolo come nella cena di Londra,
vi farò vedere tutti i confronti che sono, vuol dire, immediati. Il gusto delle ombre portate, l'utilizzo di recipienti trasparenti come nel suonatore di San Pietroburgo, per finire con la luce improvvisa che entra da un lato e diffonde un vapore luminoso sul fondo scuro della parete. Ecco, Sterling nota, nel caso del catalogo, ascendenze fiamminghe nell'esecuzione minuziosa dei fiori e nella presenza di molti insetti. La considera un'opera di un artista attivo intorno al 1615-1620, nell'orbita caravaggesca, ma non insensibile all'esempio dei pittori fiamminghi attivi in Italia come gli Ambrogio. Nel libro matura invece un'idea leggermente diversa, immaginando che il dipinto, genericamente definito, questa è, diciamo così, la citazione dal libro, genericamente definito come dipinto in una maniera indegna di Caravaggio, possa essere la copia di un quadro perduto di Caravaggio a cui rimanda la composizione costruita con eleganza e con un, diciamo, gioco luminoso ritmato con forza. Un quadro che dovrebbe precedere nel tempo la canestra dell'Ambrosiana, per quel punto di vista dall'alto un poco arcaico. Ora, nel libro, Sterling, più che nel catalogo, ha interesse a distinguere in modo più specifico la tradizione italiana e quella fiamminga, forse anche per la meditazione più assimilata dell'articolo di Longhi, e così la presenza di insetti nel quadro di Hartford, così come nelle opere di Caravaggio o dei suoi stretti seguaci, e Sterling chiama in causa anche il quadro di Washington, dove vedete c'è la moschina in un angolo della tovaglia bianca, immaginando che si tratti di un quadro di un allievo fedele, di un sodale, insomma, di Caravaggio, e appunto immagina che questa presenza di insetti abbia radice autoctone, non più di carattere fiammingo. Infatti dice che la presenza di insetti nelle nature morte di Caravaggio o degli allievi più prossimi non mi pare venire da un'influenza fiamminga, ma piuttosto dal mondo delle grottesche. Non pensava così nella scheda del catalogo licenziato poco prima della stampa del libro. Da quel momento il quadro di Hartford entrava prepotentemente nel dibattito sui primi tempi della natura morte in Italia, che vide in prima linea, e non per caso, alcuni dei migliori allievi di Roberto Longhi. Tra gli anni 60 e gli anni 70 il tema della natura morta e di quella delle origini particolarmente sta al centro degli interessi dei ricercatori più aggiornati, sulle pagine di Paragone o su quelle di Arte Antica e Moderna, così come sulle pagine delle gallerie antiquarie più sensibili alle sollecitazioni delle buone ricerche storico-artistiche, come ad esempio la Galleria Lorenzelli di Bergamo. Non avremmo modo di parlarne mai in questo catalogo del 1968. Sulla copertina vediamo il dettaglio di un'opera che Ferdinando Bologna all'interno del catalogo presenta come opera di Caravaggio e che nel suo saggio Zeri metterà in discussione, immaginando diciamo che si possa trattare di un pittore molto vicino al maestro di Hartford Caravaggio, ma distinto, meno, diciamo così, meno brillante, meno potente. Mina Gregori, Carlo Volpe, Raffaello Causa, Ferdinando Bologna, Giuliano Briganti, Giovanni Testori, Francesco Arcangeli o Stefano Bottari o Bottari, l'unico tra questi studiosi ora elencati estraneo alla stretta cerchia longhiana, ma anche studiosi di generazioni più giovani come Anna Ottani Cavina e Giovanni Romano, intervennero su problemi filologici connessi al tema della natura morta italiana delle origini, partecipando in molti casi a quel grande cantiere di studio che è stata l'irripetibile mostra sulla natura morta italiana, svoltasi in tre tappe tra 1964 e 1965 a Napoli, Zurigo e Amsterdam. Nonostante l'ampiezza del dibattito e la vivacità degli studi, la natura morta e i suoi specialisti non conquistano spazio tra i fascicoli delle due grandi collane divulgative edite quasi in successione tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 del secolo scorso, I maestri del colore Fabbri e I classici dell'arte Rizzoli, molto in debito con le ricerche di Roberto Longhi e con il suo canone della storia dell'arte,
nessun volume monografico dedicato a uno specialista, ma neanche un volume collettivo sul tema che nella collana Fabbri è destinato per contrasto ad illustrare invece i caratteri salienti di un altro genere pittorico al centro delle ricerche di quegli anni, il paesaggio. E le rare presenze erratiche di nature morte all'interno della collana Fabbri sono spesso fuori luogo. Vedere immagini di opere di Giuseppe Recco in alto e soprattutto di Giovanni Battista Ruopolo in basso nel volume dedicato a Caravaggio e ai suoi seguaci è davvero fuorviante. Li si sarebbe visti in modo più coerente nel volume introduttivo sulla pittura barocca, accanto alle opere di Franz Werner Fontane e Paolo Porpora, lì illustrate. Questo è lo sfondo entro il quale va visto nascere il saggio di Zeri del 1976, tanto più se consideriamo come il problema del maestro di Hartford e della stretta cerchia dei pittori di natura morte di aria caravaggesca fosse tornato di grande attualità a ridosso dell'uscita di Diari di Lavoro 2, grazie a due importanti articoli di Carlo Volpe e di Mina Gregori, usciti con risultati molto distanti uno dall'altro sullo stesso numero della rivista Paragone, il numero 275 del 1973. Volpe, con il suo intervento, sposta da Napoli a Roma il problema attributivo di due opere allora nelle collezioni gemelle, Sangalli Lorenzelli di Bergamo, già messe in rapporto tra di loro da Stefano Bottari, che le riteneva però dello specialista napoletano Luca Forte. Lo studioso bolognese ribadisce quanto aveva avuto modo di osservare nel catalogo della mostra del 64, dove i dipinti da lui schedati comparivano come opere di anonimo caravaggesco, e sostiene Volpe nel 64 come nel 73 che la loro stretta adesione al naturale le pone in stretta relazione con la cerchia caravaggesca a Roma e non a Napoli, quindi partendo da quelle due opere su cui era aperto il dibattito critico da tempo, una delle quali, quella Lorenzelli, era già presso la Galleria Antiquaria Acquavella, qui ve la faccio vedere in una buona foto a colori. Volpe, nell'articolo su Paragone, costruisce il catalogo molto coerente di una personalità artistica che si trova talvolta a collaborare con uno o più pittori di figure, uno dei quali, molto spesso al suo fianco, è certamente individuabile in Bartolomeo Cavarozzi, così nella straordinaria ricostruzione filologica di Volpe. Così nel San Giovanni Battista di Toledo, dove gli incredibili tralci di vite si devono al pittore di natura morta che prendeva fisionomia grazie alle ricerche di Volpe, così come in un dipinto con due pastori, dove lo stesso specialista, nelle parole di Volpe, affiancava di nuovo Cavarozzi. Considerata la documentata relazione tra Cavarozzi e Crescenzi, tra l'altro insieme in Spagna qualche tempo prima dell'anno 1620, veniva spontaneo associare i due pittori per rendere così concrete le informazioni del Baglione secondo le quali Crescenzi è stato uno dei primi specialisti nel campo della natura morta a Roma, seguendo le orme di Caravaggio. Di fondo, la domanda che Longhi si era fatto nel suo articolo del 1950, senza proporre delle soluzioni, ma indicando una strada da seguire, diciamo così, da indagare. Volpe lasciava volutamente aperto il problema, così mirabilmente definito nei suoi contorni stilistici, problema che ha in seguito visto contrapposti quanti hanno pensato che quello specialista possa essere lo stesso Bartolomeo Cavarozzi, autore quindi dei brani di natura morta come delle figure, e quanti hanno invece pensato che si debba trattare di un'anonima personalità, denominata anche con il nome estetico di maestro della natura morta Acquavella, in ragione dell'antica provenienza del quadro Gian Lorenzelli che abbiamo visto a colori in bianco e nero, al cui fianco collaborerebbe molto spesso, ma non sempre, Bartolomeo Cavarozzi per le figure. Non entreremo in merito a questa disputa che non mi pare ancora del tutto serenamente risolta, nonostante il recente bellissimo intervento di Giuseppe Porzio, convinto sostenitore della coerenza del nome unico di Bartolomeo Cavarozzi, in occasione del ritrovamento di una nuova natura morta del pittore, presentata peraltro con questo dettaglio a fianco al dettaglio a colori di
dei tralci di vite del San Giovanni Battista di Toledo, visto che non è sempre facile assegnare al pittore viterbese le figure in modo, diciamo, sereno, insomma, almeno per me, insomma, le figure che accompagnano i brani di natura morta coerenti per stile, ma quello che è certo è che definitivamente allontaniamo l'idea che quell'eventuale collaboratore per i brani di natura morta possa essere Crescenzi. Un'altra idea di Crescenzi, pittore di natura morte, emerge in quello stesso numero di Paragone del 1973, grazie all'intervento di Mina Gregori, che fa il punto di sintesi sulle conoscenze acquisite negli studi circa le vicende della natura morta di ascendenza caravaggesca nella Roma dei primi decenni del Seicento. Quasi per scommessa, visto che nessun elemento poteva avvalorare la sua ipotesi, la studiosa si domanda se Giovanni Battista Crescenzi, tra i primi specialisti di natura morta nella Roma caravaggesca, secondo le fonti, non potesse essere riconosciuto nell'anonima personalità cresciuta intorno al dipinto di Hartford, reso noto da Sterling. Personalità da lei definita in quel contesto pittore della natura morta di Hartford e per il quale la Gregori ricostruisce il profilo di sintesi in una coerente successione cronologica delle opere note. Perfezionando quanto aveva avuto modo di indicare mirabilmente Sterling, la Gregori, senza negare, citazione, che l'opera sia debole nello schema, singolarmente primitiva nella resa prospettica, elencatoria nella presentazione degli oggetti, sostiene, sempre la studiosa, che tuttavia essa rivela un pittore di spiccata sottigliezza e non propenso alle mostre spettacolari, quindi lontano dall'enfasi barocca, capace di scegliere la varietà dei fiori con la passione e la scienza di un naturalista e di scrutarvi con prevalente interesse le graduazioni della luce, così come le trasparenze dell'acqua, in un risultato che per questo aspetto va considerato come uno dei più antichi segni di ricevuta nell'ambito della natura morta dell'azione di Caravaggio, così dice in maniera impeccabile Mina Gregori. Ad un momento più antico della produzione dell'anonimo maestro spettano, come era già noto agli studi, il campionario surreale e bizzarro di vegetali e animali, nelle parole della Gregori, posto in opera con vibranti effetti di trasparenza e con attenzione al naturale, visto nelle tappe di Zurigo e Amsterdam della mostra del 64 e ancora nella mostra della Galleria Lorenzelli del 1968, di cui vi ho fatto vedere prima la copertina. Nonché, diciamo, una fase più antica, le due nature morte rese note da Carlo Volpe nel 1972. Queste ultime, con il piano di appoggio più antica rispetto al maestro di Arfo, naturalmente, al quadro di Arfo, queste ultime, con il piano di appoggio più regolare e ombre marcate in modo realistico, come sottolinea la Gregori, sono l'immediato precedente del quadro di Arfo, per lei databile ad esordio del secondo decennio del Seicento. Gli ulteriori accrescimenti del catalogo dell'anonimo maestro proposti dalla Gregori, pur interessanti, non sembrano cogliere precisamente nel segno, ma sarà comunque interessante notare che tra le sue proposte va annoverata quella per un dipinto di collezione privata che, pur distinto dal più coerente gruppo associato al maestro di Hartford, per l'ossessione della simmetria e la presentazione paratattica degli elementi compositivi, potrebbe corrispondere all'idea del vero Giovan Battista Crescenzi e, diciamo, di questa stessa mano, forse il Crescenzi celebrato come maestro delle trasparenze dei vetri e quant'altro da antiche fonti, come dire, potrebbe essere l'autore di questi due quadri gemelli, chiaramente. Questo confronto ravvicinato tra Carlo Volpe e Mina Gregori trova all'opera due maturi specialisti della scuola lunghiana, forti di una lunga militanza di studi sui problemi della natura morta, militanza che li aveva visti non solo fianco a fianco sulle pagine della mostra del 1964, ma uniti nell'individuare la natura morta di Washington assegnata a Caravaggio da Longhi come un'opera dell'ancora misterioso affiliato, verosimilmente francese, di Carlo Saraceni, il cosiddetto pensionante del Saraceni. Ecco, il numero di Paragone, anche per la data 1973, è l'antefatto alla ricerca di Zeri, che riprende in mano il problema del maestro di Hartford
con nuove carte da giocare e nuove soluzioni da proporre. Nel saggio del 1976, al quale dobbiamo appunto finalmente ritornare, Zeri raccoglie il testimone del dibattito critico da par suo, forte, lo abbiamo già capito, del suo occhio, ma anche di una grande esperienza sull'antica letteratura artistica e sul valore documentario degli inventari di collezione, maturata in occasione dei suoi cataloghi sulla Galleria Spada e la Galleria Pallavicini, dove riemergevano personalità poco note o del tutto sconosciute, anche grazie all'ausilio dei documenti e delle fonti, sempre verificate alla luce delle informazioni dello stile. Credo che Zeri, senza molto sottolinearlo perché per lui erano le informazioni dell'occhio che valevano innanzitutto, confidasse molto nella sua ricostruzione dell'identità del maestro di Hartford, nel valore della presenza certa delle due nature morte della Borghese e di quella solo presumibile di altri esemplari da lui considerati nel saggio all'interno dell'elenco delle opere sequestrate al Cavalier d'Arpino nel 1607. Vale a dire presso quell'artista che, stando alle fonti, aveva impiegato Caravaggio come pittore di natura morta nei primi tempi della stentata vita professionale a Roma del grande pittore lombardo. Ma questo lo si capisce solo tra le righe. Zeri non dirà mai nel suo saggio che i documenti sono stati una spinta importante nelle sue considerazioni. Qui c'è la meravigliosa descrizione delle qualità di questo quadro perduto di Caravaggio che ci immaginiamo molto vicino al dettaglio del suonatore di liuto di San Pietroburgo. Su questa saldatura dei dati documentari, informazioni dell'elenco di sequestro, notizie delle fonti, aveva già molto lavorato Aldo De Rinaldis, l'antico direttore della Galleria Borghese, al quale si devono la riscoperta e le prime riflessioni critiche sul documento del 1607. De Rinaldis, al quale era stato possibile riconoscere la presenza in quell'elenco del bacchino malato e del ragazzo con la canestra della Borghese, aveva intuito lo straordinario valore di quel documento per studiare un momento importante nella storia della natura morta. Infatti, e qui vi riporto in elenco, come dire, uno stralcio da quel documento di sequestro con tutti i quadri di natura morta pura, perché ce ne sono anche molti con figure e brani di natura morta, che naturalmente De Rinaldis si immagina possano aprire la strada al riconoscimento di opere, di altre opere di Caravaggio perdute. E ecco, questa deduzione di De Rinaldis, priva poi, diciamo, di riscontri, di identificazioni, indirettamente è stata sicuramente una specie di invito, come dire, un campanello d'allarme per le proposte di Zeri nel suo saggio del 1976. La costruzione del saggio di Zeri è molto lineare ed efficace. La partenza, come abbiamo visto, è in funzione della definizione della più coerente identità stilistica della natura morta con frutta della Borghese, a partire dalla data, che secondo Zeri andava arretrata di diversi decenni rispetto a quella che si poteva evincere dal riferimento tradizionale a Karl von Vogelaer. Per Zeri il quadro della Borghese appartiene a un momento molto più antico nella storia della natura morta, per il naturalismo attento e l'attenzione minuziosamente oggettiva. La fonte luminosa, e qui cito da Zeri, che nel fondo unito del muro viene sottolineata in alto a sinistra da un passaggio di ombra più intensa, è l'ordito del tessuto figurativo basato su una distribuzione apparentemente casuale e disordinata di elementi disposti liberamente su due piani al di sopra di un tavolo. Nelle scelte dei frutti e delle verdure non si è osservata una regola stagionale, dice Zeri, visto che frutti autunnali, uva, fichi, melograno, stanno accanto a fiori, giunchigli e mughetti, tipicamente primaverili. Inoltre vengono rappresentate verdure come la cipolla, il cardo, il sedano, che presto spariranno dal repertorio botanico del genere in età barocca per riapparire nel Settecento. Ecco, emergono naturalmente le conoscenze botaniche di Zeri e un'intelligenza iconografica che ha grande valore. È chiaro infatti che nello studio della natura morta i problemi della connoisseurship sono fortemente condizionati
dalle scelte iconografiche e compositive degli artisti nelle diverse epoche in cui sono stati attivi, in modo analogo in quanto avviene nella, diciamo così, nello studio delle opere più nobili di storia. Si rende poi conto che la natura morta della Borghese appartiene alla stessa mano del quadro di Alford. Lanciando l'avvertenza, e qui apposta vi faccio vedere la foto del quadro di Alford prima della pulitura, seguita alla scoperta di Zeri, segnalando l'avvertenza che i due quadri vanno confrontati consapevoli del fatto che il quadro americano è pulito in modo drastico e il quadro romano è invece ha questa luce ambrata, legata in qualche modo allo sporco delle vernici e quant'altro. Quindi è più difficile capire queste accensioni luminose, perché i due quadri hanno uno stato conservativo diverso. Insomma, qui c'è l'intelligenza di Zeri sui dati materiali, sugli aspetti tecnico-materiali. Ecco, come dire, l'accensione che Zeri immaginava dopo la pulitura del quadro. E le ragioni dell'assegnazione e diciamo, dell'identità di mano sono la corrispondenza nell'impostazione generale, quindi problemi compositivi, l'incidenza calibrata della luce, qui sempre secondo Zeri, la singolare e comune erudizione botanica con insolita scelta di frutti e fiori. Nel quadro di Hartford, nel vaso, svettano di nuovo le lunghe foglie dei giaggioli, ma poi si riconoscono un rametto di rosmarino in fiore. Sul tavolo, tra la caraffa e il melone, un frutto di nespolo e proprio sull'orlo del tavolo, presso la canestra, un rametto di corbezzolo. Dopo aver motivato il rapporto tra il quadro borghese e il quadro di Harford, Zeri introduce il secondo quadro della Borghese, quello con cacciagione e civetta, riconosciuto già tra i beni sequestrati dal Cavalier d'Arpino da Paola della Pergola nel 1972, anche se a suo parere l'assegnazione a scuola fiamminga del dipinto, fatta da Della Pergola, va corretta a favore del maestro di Hartford, vale a dire il riconosciuto autore del quadro della Borghese per Zeri nato in Pandan. E qui è interessante, le parole di Zeri sono queste, molto semplici, laconiche, ma secche, giuste. Concorrono verso questa soluzione, si tratta di un Pandan, le misure quasi identiche, i dati tecnici, quelli di stile, e persino il supporto della tela, che in ambedue i quadri è giuntata in senso orizzontale. Nei fiori e frutta tale giunta corre nella metà inferiore, negli uccelli più in alto, ma nell'uno e nell'altro caso secondo un identico rapporto di misure tra il telo maggiore e quello minore. Vedete, quindi un dato materiale, uso le vecchie foto perché si nota bene, insomma, la cimosa dell'unione delle tele, che naturalmente in quell'epoca le tele si tessevano con un telaio a mano, che raggiungeva un'altezza massima di 90 centimetri, quindi è così che andava costruito. Però spesso venivano anche giunte verticalmente, insomma, e poi davvero sembrano cucite nello stesso momento, nella stessa mano anche incerta, perché le cimose hanno un andamento piuttosto irregolare. Il tono assertivo di Zeri, molto nel suo stile, sembra trovare nei dati materiali di costruzione delle due tele, appunto, elementi sufficientemente probanti dell'identità di mano, pur di fronte alla considerazione che il quadro con gli uccelli rimane un unicum nel catalogo del maestro di Arfo, una vera e propria divinazione quella di Zeri, da cui non è mai più stato possibile prescindere. Circa la devozione al naturale di questo secondo esemplare, dentro la tradizione italiana e caravaggesca in particolare, nessun dubbio. Come subito ci ricordano i ciottoli disposti nel primo piano, che sembrano poter appartenere, pur nella semplificata restituzione, il confronto è un pochino di quelli che lasciano il segno, insomma, perché uno picchia più duro, che appartengono appunto allo stesso repertorio di sassi più o meno levigati dall'acqua, disposti nel primo piano della cornice paesaggistica del riposo durante la fuga in Egitto d'Oria Pamphilj. Zeri lavora ancora sull'elenco del 1607, domandandosi se altre opere già messe in relazione dagli studi con il quadro di Hartford possano essere riconosciute nell'elenco relative al sequestro presso il Cavalier d'Arpino, ipotizzando che proprio il quadro di Hartford possa essere riconosciuto con un quadro pieno di frutti e fiori con due caraffe dell'elenco del 1607.
La caraffa ricorda Zeri, è una tipologia di recipiente che secondo i dizionari antichi della lingua italiana è proprio un vaso di vetro che si allarga dal mezzo in giù e corrisponde quindi perfettamente a quanto ci fa vedere il quadro di Arthur. Poi immagina di riconoscere ancora nell'inventario del sequestro lo spettacolare quadro allegorico già presso la Galleria Manzoni di Milano, che Carlo Volpe per primo aveva indicato come opera del maestro di Arthur per la parte dei fiori, immaginando, Zeri questo, che il quadro, ancora privo delle figure, sia registrato nel 1607 così, un quadro con una caraffa di fiori e altri fiori non compito, non finito. Per Zeri le proporzioni abnormi delle figure, quasi un riempitivo, sebbene siano dipinte da un grande maestro come Carlo Saraceni, come di nuovo aveva indicato per primo Carlo Volpe, suggeriscono che le figure sono frutto di un inserto successivo e non contestuale. Zeri poi procede ad analizzare le opere note fino ad allora sotto il nome dell'anonimo maestro di Arford, alle quali aggiunge, per coerenza di stile, oltre ai quadri borghese, un dipinto allora nella collezione Mount di New York. Per lui è evidente, come già per Mina Gregori, che il quadro più antico del gruppo è il dipinto Gia Lorenzelli con funghi, ortaggi, fiori e lumache. Zeri indica che il quadro è condotto con un'aspra secchezza, un termine critico un poco ambiguo, ma spesso utilizzato per le prove del maestro di Arford fin dagli anni di Sterling, che sta forse a significare un risultato incerto dal punto di vista naturalistico per un eccesso di minuto zelo descrittivo in mancanza di scioltezza e libertà disegnative, caratteri tipici per contrasto delle prove più note di Caravaggio. A fronte di questa secchezza, Zeri riscontra nel dipinto lucidi passaggi e quindi intelligenza ottica sottolineata dall'uso sottile delle luci. Sebbene il quadro abbia ancora radici manieriste nella struttura compositiva a piani sovrapposti e ravvicinati, senza scalarsi in profondità. Nella gamma cromatica, dice Zeri, i verdi chiari, i grigi, gli arancioni e i gialli rammentano con insistenza i pittori di Bergamo al seguito del Moroni e alcune scelte dei manieristi di Cremona tra il 1570 e il 1590. Sorprende poi agli occhi di Zeri il raro e inconsueto repertorio botanico abbandonato in seguito dagli specialisti di età barocca e tipico del maestro in quasi tutti i suoi esemplari. Ecco, nella successione dei quadri proposta da Zeri, i quadri borghese stanno subito prima del quadro di Arford e del dipinto completato da Saraceni, ma quello che a Zeri preme ricordare è che non si può parlare di vera e propria evoluzione stilistica del pittore, quanto piuttosto di una sorta di affinamento della tecnica e della regia spaziale entro un brevissimo arco cronologico. Permane, dice Zeri, anche in prove mature come i quadri borghesi, una costruzione slegata e scomposta che non impedisce, dice Zeri, queste le sue parole, di cogliere tutta una serie di apici di lucidità ottica, di resa del vero eccezionalmente acuta e nitida. La necessità di comprimere nel giro di pochissimi anni la produzione del maestro di Arthur è strettamente legata all'idea attributiva di Zeri, che emerge chiara solo verso la fine del suo saggio. Il maestro di Arthur viene infatti identificato dallo studioso con Caravaggio nei primi anni dell'affermazione a Roma ed è quindi necessario datare tutte le sue opere, tutte le opere raccolte sotto il nome provvisorio del maestro di Arthur, molto precocemente. Entro il 1593-94, negli anni che precedono la canestra dell'Ambrosiana, di una scioltezza esecutiva tutta diversa e soprattutto nel momento della sua attività come pittore di nature morte sotto l'ala protettrice del Cavalier d'Arpino, nella cui casa sono attestati alcuni di quei quadri prima del 1607. Certo, nel momento in cui questa suggestiva proposta, avvalorata dalle informazioni storico-documentali, viene messa alla prova dell'analisi dei fatti figurativi, non è facile stringere in modo evidente i confronti, al di là delle analogie solo esteriori, ad esempio delle canestre colme di frutta, insomma, no? C'è una distanza che è difficile in qualche modo colmare nel giro di pochi anni, no? Con peraltro certe caratteristiche tipiche del maestro di Arfor, come questa
spaccatura dei fichi, sembra quasi dei cretti di Alberto Burri, delle opere di Alberto Burri, che non ritroviamo mai, diciamo così, nelle opere sicure di Caravaggio. Oh, e qui, come dire, Zeri ci convince di più, l'idea di Zeri ci può convincere di più, perché qui, come dire, lo iato, la differenza è molto meno netta rispetto al confronto delle canestre che abbiamo appena visto, insomma. Nelle canestre, la famosa secchezza del maestro di Harford rispetto alla scioltezza di Caravaggio rende difficile far coincidere le due personalità, insomma. Rimane così la sensazione di essere di fronte a due personalità distinte, una delle quali, il maestro di Harford, la cui produzione va scalata ragionevolmente in un arco cronologico più ampio rispetto a quello a cui pensava Zeri, non può certo prescindere dall'attività di Caravaggio in un momento aurorale ma molto importante nella storia della natura morta, per evocare ancora il saggio di Longhi, miccia lontana di molti fatti raccontati in questo mio intervento. Le ipotesi di Zeri sono comunque frutto dell'intelligenza del ricercatore che, prendendo spunto da una più corretta catalogazione di opere mal capite, come le due nature morte della Borghese, ha cercato di colmare un buco nelle nostre conoscenze sull'attività di un pittore che cominciava sempre più ad appassionare studiosi alla ricerca di scoop più o meno velatamente sostenuti dal commercio e dal collezionismo, con risultati, guardando all'accanimento un po' sgangherato per fare crescere il catalogo dell'opera di Caravaggio dei decenni successivi all'uscita del saggio di Zeri, spesso molto, ma molto, ma molto, ma molto più deludenti rispetto a quelli di Zeri. Ne sia ancora testimonianza il segno di apprezzamento che Charles Sterling, nella sua prefazione all'edizione americana del suo vecchio libro uscita nel 1981, tributa alle ricerche di Zeri intorno al maestro di Harford, scrivendo che l'identificazione dell'anonimo maestro con Caravaggio is to be considered very seriously. Grazie.